Passiamo ora all'ultima comunicazione di questa mattinata del professor Guido Vittorio Zucconi, che ci parlerà di progetti e trasformazioni urbane nel segno dell'ottimismo. Per avere l'immagine. Ecco, ma il nostro solerte tecnico sta provvedendo. Buongiorno a tutti, io non porterò ricordi né profumi né riferimenti, io sono arrivato a Venezia all'età di 27 anni, mi sono formato altrove, ho due città come riferimento, Modena dove sono nato e Milano dove sono cresciuto e nel preparare questo intervento ho cercato di evitare una serie di riferimenti a situazioni che hanno vissuto anche altre città. Cioè, quando parliamo dell'ultima Venezia, non dimentichiamoci che siamo di fronte ad una fase di cambiamenti epocali che coinvolge la generalità delle città italiane, soprattutto quelle toccate dallo sviluppo. Fatta questa premessa, devo chiedervi scusa se io partirò ancora prima di quanto è stato detto e indicato nel convegno, addirittura prima di quanto Cesare De Michelis ci ha indicato parlando degli sberleffi futuristi. Io credo sia importante partire da un concetto che è quello dell'omologazione, scusate questa brutta parola di cui si è fatto ampio abuso, ma l'idea che inizia in età napoleonica con chiarissima linearità di adeguare Venezia, nonostante la sua anomalia, nonostante il suo carattere assolutamente diverso da tutte le altre città, adeguarla ad una serie di standard che ne possano fare un'autentica città moderna. Io credo che il soggiorno di Napoleone a Venezia nel novembre del 1807 sia esemplare da questo punto di vista. Napoleone arriva e comincia a dire: ma come, manca una passeggiata, manca un parco pubblico, manca un ospedale degno di questo nome. E il primo progetto, il primo piano di Gian Antonio Selva per la Venezia napoleonica può essere veramente considerato come il primo passo verso questa strada che conduce all'omologazione. Non dimentichiamoci che Venezia era stata percepita per tutto il Settecento e anche prima dai viaggiatori illustri, dai letterati, come un luogo assolutamente anomalo nel suo carattere urbano, ambientale, anomalo nella sua condizione politica anche di repubblica aristocratica. Il registro cambia, la prospettiva cambia, soprattutto su due registri. Il registro della mobilità, la mobilità, la nuova mobilità, l'accelerazione dei percorsi diventa il vero e proprio cavallo di Troia di questo processo di omologazione, e l'altro elemento sono le attrezzature pubbliche. Il piano di Selva toccherà soprattutto questi due aspetti. Venezia passa da una condizione polinucleare, tante isole separate dall'acqua, ad una percorribilità che grazie a canali interrati, a ponti e a tutta una serie di altri edifici diventa una percorribilità pedonale simile a quella delle altre città. Il piano di Selva del 1807 è soprattutto un piano di attrezzature che riutilizza attrezzature conventuali, ex conventi, per destinazioni di tipo pubblico. Ma l'arco che nel poco tempo disponibile vorrei percorrere, questo arco che ci racconta la vicenda dell'omologazione, giunge fino al piano regolatore licenziato nel 1964. Non tanto il piano regolatore in sé, ma quanto la discussione che la precede e una serie di decisioni che l'accompagnano, a mio avviso costituiscono l'ultimo atto in questo processo di omologazione basato soprattutto sul tema della mobilità e sull'attrezzamento. Questa è un'immagine di Venezia, una foto era presa all'inizio degli anni 50, dove si vede molto bene questa volontà di legarla ad un sistema di comunicazioni più ampio, e appunto lungo questo processo di omologazione, come l'ho chiamata, alcuni passaggi fondamentali sono rappresentati dal primo ponte traslagunare 1846, che introduce quest'idea che sarà fortissima di progresso tecnico. Entriamo nell'età dell'ottimismo basato sul progresso tecnico, da cui il titolo un po' criptico della mia relazione, che si accompagna alla volontà di lanciare Venezia anche nella dimensione dello sviluppo portuale, commerciale e industriale. Quando nel 1888, sulla scia dell'apertura del canale di Suez e di tutto l'ottimismo che ciò suscita, si apre la marittima, cioè la zona
portuale e poi industriale nell'area di Santa Marta, bene, questa operazione avrà grande successo. Il porto di Venezia nell'arco di 10 anni guadagnerà posizioni importanti nella gerarchia dei porti mediterranei, si piazzerà al quarto posto dopo Genova, dopo Marsiglia, Genova e Trieste, e già negli anni 90 si porrà il problema di ampliare la marittima, da cui l'occhio rivolto alla terraferma e a quello che poi sarà chiamato sarà chiamato Porto Marghera. Ma negli anni 30 questo fenomeno di omologazione attraverso la mobilità aveva avuto una fortissima accelerazione. Il secondo ponte traslagunare, quello automobilistico, era parte di un progetto di mobilità a vasto raggio, di ampia dimensione, che comprendeva non soltanto la testata del ponte traslagunare, ovvero la creazione di Piazzale Roma con annessi e connessi a partire dal garage, ma questa idea di attraversare Venezia rapidamente continuava attraverso il Rio Novo, che avrebbe permesso, che avrebbe dovuto permettere, se lo guardiamo con gli occhi di oggi, un collegamento rapido con il Lido e quindi continuare questa linea di comunicazione. Qui vediamo la planimetria del Rio Novo, qui vediamo alcune fasi di realizzazione, qui vediamo quello che è capitato dopo, ma continuava anche in terraferma. Questa è un'immagine di Via Righi, quella che noi oggi chiamiamo Via Righi, che costituiva il tratto di raccordo tra la testata del ponte e l'arrivo della nuova autostrada Padova Venezia, una delle prime autostrade inaugurate nel 1934. Quindi si realizzava un sistema passante di attraversamento non soltanto della città, ma di un sistema che definiremo metropolitano. E da questo punto di vista la discussione attorno al piano che comincia nel 1955-56 e si conclude nel 1964, sta a rappresentare il coronamento di questo tipo di ragionamenti. Il piano del 1956-64, voglio sottolineare, è il primo momento in cui la Grande Venezia, quella che è stata istituita nel 1927 con l'accorpamento di più comuni, si dà un piano di carattere generale. I piani che erano stati approvati nel periodo tra le due guerre, il piano per Mestre nel 1937, poi rivisto nel 1939, che vediamo qua, e dall'altra parte il cosiddetto piano di risanamento di Venezia, 1938-39, che accompagnava la legge speciale per Venezia, quella che istituisce il casinò tra le altre cose, erano due piani parziali che riguardavano due parti diverse della stessa organizzazione municipale. Nel piano di Mestre, qui vediamo, era evidente la volontà di arrivare ad una saldatura con la città insulare. Venezia, Mestre era indirizzata ad una crescita che doveva essere convogliata verso il fronte lagunare, e questa idea sarà rafforzata dalla variante del 1942, di cui nessuno parla mai, ma che secondo me ha un'importanza decisiva per il futuro di Venezia, la quale risponde alla necessità dell'azzonamento. Con la legge speciale del 1942 viene introdotto l'obbligo dell'azzonamento e colloca un vero e proprio centro direzionale ad alta densità sulle rive della laguna. Come forse riuscite a intravedere in alto, colloca anche la localizzazione del nuovo aeroporto nella parte nord della laguna, in una località non lontana da quella della futura tessera. La variante del 1942 con questo ampio fronte lagunare della Venezia di terraferma, come veniva detta, apre la strada poi ad una serie di riflessioni sulla direzionalità di Venezia, sulla nascita di un moderno quartiere degli affari. Ed è uno dei temi che ad esempio campeggiano nel concorso per il piano regolatore di Venezia. Viene lanciato un concorso nel 1956 a cui partecipano alcuni tra i migliori esponenti della cultura architettonica e urbanistica: Quaroni, Samonà, Piccinato, Calabi. Questi sono i quattro progetti prima classificati, non sto a descriverli, ma si capisce molto bene che il problema è soprattutto quello di trovare una immagliatura viabilistica, e non soltanto viabilistica, che arriva già, come vedete qua, a definire una serie di follie, di strade
che girano attorno a Venezia, di nuovi terminal collocati immediatamente a ridosso della città storica. Va anche a definire, anzi tutti definiscono una sorta di centro direzionale affacciato sulla laguna, e tutti, come poi avverrà poi con la conclusione della vicenda nel 1964, lasciano abbastanza indeterminato il destino urbanistico ed edilizio della città insulare. Di fatto il piano regolatore del 1964 demanda a futuri piani particolareggiati, da cui una serratissima discussione negli anni 70, il destino della città storica. E qui vediamo la versione, è una sorta di rimaneggiamento, di semplificazione della versione definitiva del piano approvato nel 1964, credo con Gianni De Michelis, assessore all'urbanistica, correggimi, era già scaduto, ma insomma comunque è in questa fase, con l'amministrazione Favaretto Fisca, credo, una delle tante che si succedono, e qua appunto vediamo una Venezia indeterminata. Sono determinati alcuni punti di attacco, come il tronchetto che doveva diventare centro direzionale in sostituzione di un progetto che nel frattempo era fallito, quello di creare alle barriere di San Giuliano, cioè alla testata di questa crescita di Mestre convogliata verso la laguna, di creare un quartiere residenziale e terziario direzionale allo stesso tempo. Questa è una sorta di immagine icona, è il progetto di Ludovico Quaroni e collaboratori, primo ex aequo, insieme ad altri due progetti, quando si definisce un ex aequo, come voi sapete, i concorsi non hanno mai seguito, è un modo elegante per affossarli. Il progetto di Quaroni ben esemplifica questa idea di un fronte lagunare forte destinato alla direzionalità, e alle spalle invece lo sviluppo di un quartiere residenziale che avrebbe rappresentato la definitiva saldatura con quella coda di cometa che da Mestre verso Oriente andava verso Venezia, e che fondamentalmente costituita dai due quartieri realizzati nell'ambito del piano Inacasa, oggi diciamo Villaggio San Marco, ma in realtà il progetto è più complesso, nei due settennati del piano Inacasa, tra il 1951 e il 1959, grosso modo, viene realizzato questo quartiere di cui parlerò tra poco. Ma proprio le barriere di San Giuliano, l'idea di creare questo nucleo direzionale, susciterà una serie di profonde avversioni, non ultima quella di Italia Nostra, che combatterà una battaglia contro l'ipotesi di avere sulla faccia lagunare un centro direzionale. Ma dall'altra parte, mentre alle barriere di San Giuliano doveva nascere questa sorta di quartiere direzionale, dall'altra parte, all'altra testata del ponte, avrebbe dovuto sorgere l'ospedale. L'ospedale che non sarebbe stato un ospedale di dimensione locale. L'idea era di creare un grande ospedale con un bacino molto ampio che avesse, collocato come era San Giobbe, un collegamento diretto con la viabilità. Doveva essere facilmente accessibile. Il progetto di Le Corbusier, che tutti noi conosciamo, che è stato elaborato a partire dal 1963, badate bene, l'ultimo atto di una vicenda che era cominciata molto prima, con un concorso di idee nel 1959, che era stato vinto da Daniele Calabi, e che prevedeva un ospedale multiblocco, come si chiamava allora, nell'area dell'ospedale di San Giobbe. Poi, nelle more di una discussione che si protrarrà per molto tempo, Daniele Calabi, con la mallevadoria di Beppi Mazzariol, che vediamo qua in piedi con gli occhiali neri, graziosamente donò la possibilità di realizzare l'ospedale a Le Corbusier. Ma qui vorrei introdurre un personaggio che è introdotto sia dalla realizzazione del Villaggio San Marco, sia dal tema che è stato più volte evocato questa mattina, soprattutto da Cesare De Michelis, del problema, diciamo, dell'incontro tra il nuovo e l'antico, o se volete del problema del conflitto più che dell'incontro tra innovazione e tradizione.
Gli architetti hanno spesso una capacità straordinaria di non riuscire a parlare, a comunicare con il resto, non soltanto del mondo intellettuale, ma soprattutto con la collettività, con la grande audience, ma pochi forse sanno, fuori dal mondo degli architetti, degli studiosi dell'architettura, che negli anni 50, attorno alle vicende del villaggio San Marco e a partire dal libro di Egle Trincanato, Venezia Minore, viene celebrandosi una sorta di mito di Venezia come città moderna, come paradigma di una possibile città moderna. Egle Trincanato, già dagli anni 30, aveva cominciato a studiare Venezia, ma l'aveva studiata in un modo del tutto particolare. Non aveva studiato le facciate, non aveva studiato gli elementi stilistici, diversi stili che si succedono. Aveva compiuto uno studio di tipo morfologico, tipologico, scusate se uso questo gergo per architetti, cioè cercando di capire se vi erano delle costanti nel modo di aggregare le abitazioni e soprattutto nel modo in cui le abitazioni venivano aggregate rispetto allo spazio che li circondava. Rispetto a questo, Venezia Minore, che analizza soltanto due sestieri, in realtà doveva essere un progetto esteso a tutta Venezia, va a stabilire una serie di regole, individua dei veri e propri tipi, che non sono tipi appunto legati agli stili architettonici, sono tipi che si ricavano da questo rapporto tra l'edificio, che può essere seriale, può essere a corte, e tra questi e lo spazio aperto, quindi le calli, i campi e anche i canali. E queste sono immagini di Venezia Minore che riproducono questo studio. Quindi Venezia, come dimostrerà molto bene la mostra Venezia Viva, che si terrà nel 1954 a Palazzo Grassi, doveva essere un exemplum, doveva essere materia viva, come dice il titolo del convegno, capace addirittura di proporre un modello ideale di città. Questa idea, o questo equivoco, se volete, questi sono disegni della Trincanato, veniva autorevolmente avallato da uno studioso americano, Lewis Mumford, il quale nel 1937, pubblicando The City in History, che sarà pubblicato in edizione italiana molto tempo dopo, a dopoguerra inoltrato, ma probabilmente Egle Trincanato già lo conosceva, arriva a sostenere che Venezia, con quella organizzazione polinucleare, con quell'organizzazione che Selva aveva voluto rompere con il suo piano del 1807, costituiva un modello, un'anticipazione di quella città organizzata per unità di vicinato che sia la sociologia americana sia il town planning americano in quegli anni e non solo americano, indicavano come la prospettiva ottimale. Le isole veneziane, con il loro campo, con la loro parrocchia, con una serie di servizi riferiti soltanto a quella comunità, costituiva un modello. Quindi Trincanato e tutti quelli che seguiranno, e non saranno pochi, come dire, seguono una linea che è stata autorevolmente sostenuta. Il villaggio San Marco nasce secondo questa idea di riprodurre una specie di proiezione di Venezia in terraferma che è organizzata non tanto nella copia mimetica dei caratteri architettonici, ma l'elemento forte appunto è l'organizzazione planivolumetrica. Si vede molto bene dall'immagine sia di sinistra, sono disegni di Egle Trincanato, prove per il villaggio San Marco, sia poi in quella che vediamo a destra, che più o meno corrisponde alla realizzazione definitiva, come l'elemento portante, il nucleo fondatore, sia stata questa idea di unità di vicinato in questa specie di ibridazione tra riferimenti alla Venezia storica da una parte e dall'altra alla sociologia che è arrivata d'oltreoceano. Ecco, l'architettura viene ridotta ad una specie di grado zero, se per architettura intendiamo i prospetti, gli stili e gli stilemi adoperati, ma la qualità viene data appunto dall'organizzazione dello spazio e dal rapporto tra spazio ed edifici. Questa idea di Egle Trincanato viene addirittura estremizzato un docente che si chiama Saverio Muratori, che insegna a Venezia per
nella prima metà degli anni 50 e poi si trasferisce a Roma, e tra l'altro avrà moltissimo seguito e moltissimi allievi, arriva ad estremizzare questo concetto. In questo scritto, Studi per un'operante storia urbana di Venezia, che già scrive quando è stato trasferito a Roma, addirittura, come vedete dalla pianta di destra, va a indicare alcuni moduli tipo, alcuni moduli esemplari, i quali vengono poi direttamente applicati nel progetto, nella proposta che egli presenta, ed è il terzo premiato ex aequo, per le Barenne di San Giuliano. Qui l'idea di costruire una seconda Venezia sulla base di questa esemplarità che Egli Trincanata aveva indicato è molto chiara. E infine voglio concludere, e veramente concludo, vedo che sono sotto lo sguardo severo. Niente affatto severo, anzi molto disponibile. E volevo in questa, facendo un bel salto, ma non cronologico, diciamo concettuale, parlare di un secondo protagonista di quegli anni, di cui si è già parlato, Vladimiro Dorigo, il quale su un altro fronte, che non riguarda ovviamente l'architettura, non riguarda la ricerca di tipi morfologici, però è convinto che Venezia possa essere un laboratorio dove nuovo e antico, innovazione e tradizione, possano combinarsi, nel senso che una città piena di storia, una città che deve essere tutelata, conservata, può trovare in una cornice amministrativa moderna, in una cornice territoriale adeguata, Dorigo da assessore prima, poi da coordinatore della commissione che doveva definire la terza zona industriale ed infine nella commissione interministeriale per la salvaguardia della laguna, non mi ricordo qual è il nome esatto, correggetemi, che viene insediata dopo l'alluvione del 66, Dorigo sosterrà sempre la necessità di collocare la Venezia storica in una cornice adeguata. Combatterà una battaglia furibonda contro quelli che chiamerà i neoinsulari, coloro che vedono una Venezia isolata dal contesto territoriale, una Venezia consacrata soltanto al turismo e alla cultura, e polemizzerà con Meccoli, con Montanelli, anche con il senatore Visentini, su questa idea di ritagliare Venezia da quello che gli chiama il contesto naturale. Ma Vladimiro Dorigo credo sia riuscito, a differenza di molti altri intellettuali italiani, a mettere insieme tutta una serie di problemi che normalmente vengono letti in modo disgiunto. Il riferimento alla storia, alle origini, Venezia origini avrà una lunghissima gestazione, ma già negli anni 60 e 70 ci stava lavorando, ma i problemi amministrativi, politici che egli tratta da assessore all'urbanistica nel 1956-58 vengono collocati, come ho detto, in una cornice amplissima, in una cornice che tiene conto di aspetti che sono squisitamente culturali, intellettuali, ma anche legati ai problemi dell'amministrazione e della gestione di Venezia. Vorrei dire che questa è, se mi consentite, e portando una nota di ottimismo in un convegno che spesso rischia di essere un de profundis per una città che non c'è più, per una Venezia che è stata capitale e oggi non c'è più, io da esterno, non sono esterno, vivo qua, ho sposato anche un indigena, ma da colui che viene da fuori, noto che questa capacità di parlarsi tra intellettuali e tecnici, tra esperti di idraulica, ad esempio, e studiosi di storia della letteratura, come Vittore Branca o altri, sia una caratteristica positiva di questa città. E non per fare l'adulatore, ma credo che l'Istituto Veneto in questo ambito abbia avuto un ruolo importantissimo come tramite tra l'Università di Padova, soprattutto l'Università degli Idraulici, degli studiosi della Laguna, e il mondo degli intellettuali variamente intesi. Vi dicevo, questa storia legata all'idea dell'omologazione, all'idea di creare una Venezia che nonostante le sue caratteristiche specifiche possa essere considerata una città a tutti gli effetti, e questo soprattutto attraverso la mobilità e l'attrezzatura dei servizi, trova, come facilmente capiamo, il suo atto finale, il suo certificato di morte con l'alluvione del 1966, la quale appare come una sorta di
vendetta divina ad alcuni contro l'impietà degli uomini che non sono stati capaci di trattare le pietre di Venezia e la sua laguna come avrebbe dovuto essere. Ma attenzione che l'alluvione del 1966 viene preceduta, accompagnata e seguita da altri eventi che suonano come campana morte per questa età dell'ottimismo. Una è già stata citata, la rivelazione che Venezia non è più una città sovrappopolata, che si stanno invertendo drasticamente i rapporti tra Venezia e la terraferma, e qualcuno può vedere le origini di un declino futuro della città storica dal punto di vista demografico, sociale, eccetera, eccetera. E dall'altra parte quello che avverrà dopo, a partire dal 1973, con lo shock petrolifero, con l'inizio della deindustrializzazione, che colpirà Marghera e quindi Venezia con particolare precocità. Tutti noi sappiamo che all'inizio, nelle intenzioni di Volpi, Cini e Gaggia, l'idea era quello di insediare industrie che consumassero, che fossero particolarmente consumatrici di energia. Si vede il ciclo dell'alluminio che viene collocato a Porto Marghera e che costituiva, soprattutto secondo quel processo, aveva un altissimo tasso di consumo di energia. La crisi di Porto Marghera inizia con una rapidità veramente eccezionale rispetto anche al resto di altre zone industriali, e con Marghera, se volete, viene a cadere quello che forse era una specie di patto federativo, anche se implicito, tra la Venezia insulare e i comuni che erano stati aggregati nella Grande Venezia. Io qualche anno fa mi sono preso la briga di cercare di capire attraverso i documenti e il dibattito nel Consiglio Comunale com'era stata perimetrata la Grande Venezia, perché alcuni comuni erano stati inglobati ed altri no, e il disegno era chiarissimo. La Grande Venezia era stata creata sulla base dell'origine degli operai che lavoravano o che avrebbero lavorato a Marghera. Quindi Marghera era veramente il fulcro della Grande Venezia. Caduta Marghera o davanti alla crisi di Marghera, non a caso questo patto implicito viene ad indebolirsi. Non a caso nel 1977 avremo il primo di una serie di referendum per la divisione tra Venezia e Mestre. Grazie.